Oggi è un bellissimo giorno e il passo di oggi è uno dei miei preferiti. Io lo definirei uno di quelli che ci restituisce il nostro potere personale. Spesso basiamo il nostro umore in base alle informazioni che ci arrivano dall'esterno, dando potere alle parole e ai giudizi altrui. Oggi parliamo di come puoi liberarti dai cattivi pensieri provenienti dall'esterno. Ma prima di raccontarti questa cosa, voglio farti un paio di domande e vorrei che tu rispondessi di getto a te stesso mentre te le faccio. Ma con onestà, altrimenti non serve a niente. Le domande sono: quanto temi il giudizio altrui? Quanta importanza gli dai? E quanto è importante per te che gli altri ti vedano come desideri in base all'immagine che ti sei fatto di te o che vuoi dare? Ora che ti sei risposto, voglio raccontarti una cosa. Oggi desidero che tu sappia cos'è una proiezione o quella che comunemente viene anche chiamata effetto specchio. Le persone che incontriamo nella nostra vita ci fanno da specchio e ci permettono di vedere quelle spigolosità da limare. Ma anche talenti che chiedono di essere portati alla luce li vediamo negli altri e che non ci permettiamo di vedere adesso in noi stessi. In psicologia questo meccanismo viene chiamato meccanismo della proiezione. Sappiate che gli altri sempre ci parlano di noi, o meglio, in loro vediamo quelle qualità, ma spesso più ancora quei difetti, quelle spigolosità o quelle inconcludenze che in realtà ci appartengono. Li vediamo meglio e con chiarezza disarmante. Vediamo sentimenti, pensieri, impulsi irritanti, fastidiosi, insostenibili. È un modo per portare all'esterno, appunto proiettando fuori, quello che abbiamo in realtà dentro, che ci appartiene. È uno stratagemma difensivo del nostro inconscio. Non vogliamo vedere che cosa risiede in noi e lo proiettiamo sull'altro. Le proiezioni però non valgono soltanto per il risentimento, l'invidia, l'antipatia e tutte le caratteristiche negative che possiamo immaginare, ma anche per quelle positive come l'ammirazione, l'idealizzazione, l'affetto. Ricordate che gli altri per noi sono sempre uno specchio, ci parlano sempre, anche di noi. Lo so che questa cosa ti può sembrare strana, ma ti faccio un esempio per aiutarti ad avere tutto più chiaro. Allora, se le persone che ti criticano ti infastidiscono e tu non sei propenso a farlo proprio perché non ti piace, chiediti quanto critico sono verso me stesso. L'effetto specchio spesso ci mostra che questo tipo di atteggiamento lo abbiamo se non verso l'esterno o verso gli altri, lo abbiamo verso noi stessi. Ovviamente questo non vale solo per te che stai guardando il video, ma per ogni persona. E per approfondire questa cosa voglio raccontarti una storia zen, perché le metafore sono sempre chiarificanti. Questa storia zen parla di un anziano, un saggio samurai, che dedicava a insegnare il buddismo zen ai giovani allievi. E malgrado fosse anziano, correva la leggenda che fosse ancora capace di sconfiggere qualunque avversario. Un pomeriggio si presentò un giovane guerriero conosciuto per la sua totale mancanza di scrupoli ed era anche famoso per l'uso della tecnica della provocazione, ovvero che faceva, aspettava che l'avversario facesse la prima mossa e, dato che era dotato di un'eccezionale intelligenza che gli permetteva di prevedere gli errori che l'altro avrebbe commesso, contrattaccava con velocità fulminante. Questo giovane impaziente guerriero non aveva mai perduto uno scontro e, conoscendo la reputazione del saggio samurai, aveva deciso di sfidarlo per sconfiggerlo e accrescere la propria fama. Tutti gli allievi del vecchio si dichiararono un po' contrari all'idea, ma il maestro decise ugualmente di accettare la sfida lanciata dal giovane guerriero e si recarono tutti nella piazza della città, dove il giovane incominciò a insultare l'anziano maestro. Abbiamo detto che provocava. Quindi lanciò prima dei sassi nella direzione del maestro, gli sputò poi in faccia, gli urlò tutti gli insulti che conosceva, offendendo addirittura i suoi antenati. E fece questo per tantissime ore, facendo di tutto per provocarlo, ma il vecchio rimase impassibile.
Sul finire del pomeriggio, quando ormai era esausto e umiliato, l'impetuoso guerriero giovane si ritirò. Delusi dal fatto che il maestro avesse accettato tanti insulti e tante provocazioni senza reagire, gli allievi gli domandarono come avesse potuto sopportare tanta indignità, perché non aveva usato la spada, gli chiesero che insomma avrebbe potuto perdere la lotta, sì, però avrebbe mostrato il suo coraggio e la gente adesso gli avrebbe dato del codardo. Però l'anziano saggio samurai fece loro una domanda e gli chiese: se qualcuno si avvicina con un dono e voi non lo accettate, a chi appartiene il dono? E uno dei ragazzi rispose: appartiene a chi te lo ha regalato. Lo stesso vale per la rabbia, per l'invidia, per gli insulti, disse il saggio samurai. Quando l'invidia, la rabbia e gli insulti non vengono accettati, continuano a appartenere a chi li porta con sé. Ora, alla luce di tutto questo, quanto veramente valgono i giudizi altrui? Credi ancora che siano così importanti? Sapere che ciò che ti viene detto proviene da uno schema di mondo che non ti appartiene e che è solo uno specchio di ciò che l'altro pensa di sé, ha sempre lo stesso valore? L'esercizio di oggi è quello di perdonarti per tutte le volte che hai ceduto il tuo potere agli altri, credendo che ciò che ti veniva detto fosse verità, e riacquisisci il tuo potere. Ciò ti renderà felice. Ci vediamo domani, come sempre, con amore e gratitudine.